vita eterna. Amen. Concluderò con loro un'alleanza eterna.
già famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Thank you.
In quel tempo venne Gesù a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Come sapete, in quegli spazi sono presenti e operanti
tutte le realtà della diocesi che esprimono e attuano il servizio che il vescovo, in quanto principio visibile dell'unità della Chiesa locale, è chiamato a svolgere in essa e per essa. Dall'abitazione del vescovo alla mensa solidale, con annesse le docce e il guardaroba per senza fissa dimora. Dalla casa per i sacerdoti in attività e in pensione alla comunità delle suore della carità di Santa Giovanna Antica, che è nel servizio ai poveri e nell'animazione della carità, sono il segno della presenza anche in quel luogo, che esprime la diocesi, di tutte le comunità di vita consacrata sul territorio della nostra chiesa locale. A piano terra ci sono gli spazi ospitanti, dagli uffici della curia pastorale e amministrativa alle sedi delle realtà ecclesiali operanti nella nostra chiesa locale. Al piano terra ci sono gli spazi ospitanti, le azioni di prossimità e di servizio di accoglienza, il centro d'ascolto Caritas, il paese per giovani, per l'ascolto e l'accompagnamento dei giovani in cerca di lavoro, il centro di aiuto alle famiglie, Amoris Laetitia, con le sue attività di accoglienza, accompagnamento delle coppie, dei figli, il sostegno allo studio dei ragazzi e delle ragazze. Poi ci sono anche gli spazi dove si svolgono le attività formative di studio teologico e liturgico aperte a tutto il popolo di Dio. Anche la struttura, i mattoni, esprime quell'allargare gli spazi della carità di cui parla Sant'Agostino. In questa prospettiva c'è di ulteriore luce la parola di Dio che abbiamo ascoltato. Il Vangelo di Luca, al capitolo 4, ci presenta la missione di Gesù come un cammino che si distende tra due realtà congiunte, lo Spirito di Dio e la sofferenza umana. Gesù, ricordo dello Spirito Santo per annunciare la liberazione da ogni tipo di sofferenza, leggendo il profeta Isaia, poveri, prigionieri, ciechi, oppressi, e Gesù che si dice mandato per questa gente che soffre per entrare nel vivo del dolore dei cuori. Isaia nella prima lettura ci parla anche di piaghe, di cuori spezzati, di schiavi, di afflitti, di cenere, di abito da lutto, di cuori mesti, l'immensa varietà delle sofferenze umane. Gesù dunque fa derivare la sua missione dall'unzione dello Spirito Santo, segno della sua elezione, cioè la consacrazione per la missione, l'annuncio dell'amore del Padre, questa è la missione. Il testo della prima lettura descrive alcune caratteristiche dell'amore del Signore. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne. L'amore di Dio è un dono fedele che non si scoraggia dinanzi alle infedeltà dell'uomo, è un fatto perenne, stabile, duraturo. La vita di Gesù, tutta svolta sotto la presenza dello Spirito, che è l'amore che lo lega al Padre, si immerge nella concretezza sconcertante, spesso scoraggiante e disperante della sofferenza umana. Noi siamo qui insieme come Chiesa e singolarmente in quanto espressione del noi Chiesa, perché siamo membro del corpo di Cristo, non solo qui, pure quando andiamo a ballare. A continuare, siamo chiamati a continuare a rendere presente la stessa missione di Gesù nella storia e nella geografia dove viviamo e operiamo. Siamo suo corpo, popolo di Dio, sede e sede, germe del suo regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. Il gesto della consacrazione e della benedizione degli ori e il loro uso liturgico nelle celebrazioni e nelle tappe dell'iniziazione e dell'esistenza cristiana dicono proprio questo. Quest'olio, segno visibile dell'amore, terza persona della Santissima Trinità riversata in noi, scioglie, consacra, profuma, risana le ferite, illumina. Eterno
del Signore Gesù, il principio e il fine, che cammina sempre con noi e con il tuo Spirito ci consacra, ci guarisce, ci risana, riempie la nostra vita di gioia diffusiva. Fa che non perdiamo mai di vista l'ampiezza della missione del tuo Signore. Spesso risultiamo angosciati e ci sentiamo impotenti dinanzi alla sofferenza che avvolge la nostra esistenza e ci interpella nel grido delle persone e dell'umanità intera. I mali del nostro tempo sono assillanti, molteplici e crescenti, e risultano sovrabbondanti alle nostre capacità e alle nostre risorse. Non permettere che dimentichiamo la forza dell'amore, dello Spirito Santo che è in noi, e forti di questa certezza possiamo essere noi strumenti nella realtà di tutti i giorni dell'olio che cura le ferite, che risana, che diffonde il profumo della speranza e illumina le tenebre che avvolgono l'esistenza dei cuori vicini e il buio dell'umanità senza pace. Carissimi fratelli del sacerdozio, carissimi fratelli presbiteri, in questi anni di servizio pastorale della nostra Chiesa diocesana sto imparando a guardarmi nello sguardo del Padre, che vi ha scelti personalmente, prima della creazione del mondo, nel suo Figlio Gesù, e vi ha chiamati e inviati, consacrati nell'ordine presbiterale per incarnare nel suo popolo la missione del suo Figlio. Innamorati da Cristo e innamorati di Cristo. Questo siede nello sguardo del Padre. Perciò ministri per agire in persona Cristo. L'azione esprime l'essere, abbiamo imparato, operare secondo l'essere. Nella relazione con Gesù vanno vissute le relazioni all'interno dell'unico presbiterio. È attuata l'azione pastorale a servizio dell'intero popolo di Dio per il bene dell'umanità. Sto imparando a accogliermi nello sguardo di fede del popolo di Dio, nel quale ho riscontrato una profonda consapevolezza e la conseguente venerazione e il rispetto per le nostre persone di ministro di Cristo. Sguardo che va dritto al centro del nostro essere e non si lascia condizionare e non si attarda più di tanto sulle nostre fragilità e sulle nostre rovinità. Questo sguardo spinge e, se volete, obbliga a tenere vivo il dono ricevuto attraverso l'imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione, chiedendo continuamente al Signore di purificarci dalle scorie del nostro amor proprio e delle possibili derive del fare e non essere, e da quella ancora più pericolosa della doppia vita, o quello di interpretarci come funzionari del sacro. Anche per noi siano di sprone le parole di Agostino, dilatandur spazia caritatis, fino alla dimensione del cuore di Cristo. E in questo, carissimi fratelli, ci può aiutare ad iniziare, penso che tanti lo fanno già, ci possono aiutare, ci può aiutare ad iniziare la giornata rileggendo il secondo capitolo della lettera ai Filippesi. Carissimi fratelli e sorelle consacrate, ho imparato a conoscere il grande dono che siete nella Chiesa e per la Chiesa dal Signore stesso e dalla storia che ho vissuto nel mio servizio pastorale da presbitero. Solo dopo dallo studio e dalla riflessione sui documenti pontifici, il carisma della verginità vissuta nelle varie forme di consacrazione non è solo funzionale alla vita e all'azione della Chiesa, è fondativo della stessa, anzi è la stessa possibilità della sua esistenza. E infatti
continuità nel tempo e nella storia del sì libero, docile e incondizionato della Vergine Maria, grazie al quale il Verbo si è fatto carne, quel sì che arriva fino ai piedi della croce, che nell'accoglienza di Giovanni come figlio genera la Chiesa, corpo di Cristo. Il carisma della verginità è profetico del regno futuro, dove, come dice Gesù, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli del cielo. Permane solo l'essere figli lì, solo l'essere figli e figli del, e figlie del Padre. Nel frattempo, quello che viviamo, l'altra dimensione della vostra vita consacrata, quella della fraternità e della sororità, diventa testimonianza e scuola per l'intero popolo dei discepoli di Gesù, che i quali si riconoscono da come si ama, e solo se si amano diventano testimonianza per la possibilità della fede di quelli che ancora non credono. È questo che dovete custodire e promuovere. Le azioni e le modalità di espressione possono cambiare. Quell'impoverimento per rispondere ai segni dei tempi, ma non deve perdersi pena l'insignificanza e l'impoverimento strutturale della Chiesa, la ragione d'essere della vita consacrata, il suo mistero. Proprio in questa centratura della vostra esistenza che oggi rinnovate nell'esprimere la personale adesione a Cristo, che si compie per voi il dilatetum spazia caritatis di Sant'Agostino. Carissimi sposi, mi rivolgo a voi alla fine, non perché siete gli ultimi e state in conto nel piano di Dio creatore, infatti siete i primi, in quanto a voi è affidata ciò che è tipicamente di Dio, la generazione della vita, e nello stesso tempo l'apice, perché siete l'apice, perché la creazione dell'uomo, maschio e femmina, è il coronamento di tutta l'opera creatrice di Dio. Il racconto di Genesi ci dice che Dio creò l'uomo e la donna e sua immagine, a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. È inequivocabile che proprio nella relazione uomo-donna si riflette e rivela l'immagine di Dio. San Paolo, rivolto agli sposi, indica nell'amore con il quale Cristo ama la Chiesa la misura del loro amore e contestualmente scorge nella vita della coppia cristiana il segno di quell'unione sponsale di Cristo con la Chiesa. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica leggiamo: l'ordine e il matrimonio sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio agli altri. È una via dell'amore, perciò. Essi conferiscono una missione particolare, il sacerdozio e il matrimonio, l'ordine e il matrimonio, particolare alla Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio. Questi riferimenti dicono la centralità della famiglia basata sulla relazione uomo-donna sia dal punto di vista sociale che ecclesiale. Nella mia esperienza pastorale, dalla condivisione di vita e fede avuta con le famiglie, ho avuto modo di apprendere l'amore che si prende cura. Lì si impara l'amore, ad amare personalmente, perché noi i vergini sono per amare tutti, ma se non impariamo l'amore che ama personalmente, diventiamo come quelli che vendono l'amore lungo la strada. Perciò è nella famiglia che si impara la cura, questo amore che diventa cura personale. Perciò dobbiamo imparare da voi, e siete importanti anche per la nostra vita. Ecco, continuo. Ecco, questo amore personale che
si prende cura, fatto di attenzione, premure, piccoli gesti, conditi da tenerezza e pazienza. Ho anche compreso che tutto quello che sta intorno, dalla cultura dominante ai ritmi frenetici della società del benessere, non aiutano la famiglia. Infatti, ne ritardano il costituirsi, ne problematicizzano l'inizio. Pensate alle donne che magari lavorano e rischiano di perdere il lavoro perché diventano madri. Succede. Ne problematicizzano l'inizio, dicevo, no? Ecco, ne insegnano la perseveranza. Ho imparato anche a cogliere che a questi corrosivi esterni si uniscono corrosivi interni, legati all'egoismo che abita ciascuno di noi e a dinamiche possessive che inevitabilmente fanno capolino nel cuore di ognuno. Per questo tutti noi abbiamo l'obbligo di custodire, proteggere, accompagnare la vita e l'esistenza di ogni famiglia, a invitarle a costituirsi in gruppi di mutuo aiuto, di condivisione. Nello stesso tempo mi sento di invitarvi a pregare come famiglia, ad imporvi il dovere di sedervi per guardarvi negli occhi, tenendovi mano nella mano. Il tempo dato a voi stessi è tempo dato ai vostri figli, alla Chiesa intera, perché è spazio dello Spirito Santo, in questo senso di latento spazio a caritatis, è spazio dato allo Spirito Santo. Siete troppo importanti per la stessa importanti per tutta la comunità della Chiesa. Signore Gesù, siamo qui con te, presente tra noi, avvolti e abitati dalla presenza dello Spirito, che riversa nei nostri cuori l'amore che tutto vince e tutto spera, tutto copre e tutto sopporta. Tu ci rendi sorgente di vita nuova che vuole invadere il mondo, raggiungere i cuori, le esistenze di ogni uomo e di ogni donna, attraversare le situazioni di solitudine, di separazione, di risentimento e di aggressione, di incomprensione, di separazione, di odio, di guerre fratricide e di morte, per curare, risanare, guarire, illuminare e far sì che dove aleggia un tonfo della morte, della separazione, dell'abbandono, possa diffondersi il profumo del tuo amore. Gesù, aiutaci a vedere la profondità della tua vita, a vivere la profondità della tua missione della quale siamo partecipi, così che possiamo sempre più e sempre più possano dilatarsi gli spazi del tuo amore. Carissimi presbiteri, volete rinnovare le promesse che al momento dell'ordinazione avete fatto davanti al vostro vescovo e al popolo santo di Dio? Sì, Signore. Volete unirvi intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunziando a voi stessi e confermando i sacri impegni che, spinti dall'amore di Cristo, avete assunto liberamente verso la sua Chiesa? Volete essere fedeli dispensatori dei diritti di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandovi guidare non dagli interessi umani, ma dall'amore per i vostri fratelli? Sorelle carissime, molti ha peccato e consacrato al Signore negli anni del battesimo, unite intimamente a Cristo nella professione religiosa. Oggi la Chiesa con memoria e suo essere popolo santo di Dio.
regno, di cui voi siete anticipazione e profezia, vi invito a rinnovare la vostra professione religiosa. Volete rinnovare la vostra consacrazione con la determinazione di essere più intimamente unite a Cristo? Sì, lo voglio. Volete con l'aiuto di Dio rinnovare i voti di perfetta castità, obbedienza e povertà scelti da Gesù Cristo e dalla Vergine Madre? Sì, lo voglio. Volete impegnarvi costantemente a seguire il Vangelo e a osservare la regola della vostra famiglia per giungere alla perfetta carità verso Dio e verso il prossimo? Sì, lo voglio. Volete con la grazia dello Spirito Santo dedicare generosamente tutta la vostra vita al servizio del popolo di Dio? Sì, lo voglio. Mio Padre, in misericordia, accorga e rafforzi i vostri santi propositi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi sposi, la vostra unione nel sacramento del matrimonio è segno dell'amore di Cristo per la Chiesa. Nello stesso tempo ha in quell'amore il suo fondamento e la possibilità di essere unico, fedele e fecondo. Vi invito a rinnovare il vostro patto coniugale che vi costituisce cellula primaria dell'unico corpo di Cristo che è la Chiesa. Oh,
Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo nelle sofferenze degli inferni, ascolta la nostra fede per la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su questo olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente perché benedica e santifichi questo olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati
e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita dello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu, in principio, facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'ulivo, perché l'olio fluente venisse a noi, dall'olio fluente venisse a noi il dono del Cristo. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa risplendere di gioia il nostro mondo. Dopo il diluvio, l'avacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'ulivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi sono avverate le figure antiche, quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà, purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò al sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua piena compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza profeticamente cantato la Davide. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione e scopri, dono della tua provvidenza, impregnandolo della forza dello Spirito e della potenza che emana da Cristo, dal cui santo nome è chiamato Crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per tutti i tuoi figli rinnovati dal lavoro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati, tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si toglie in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i nati dall'acqua dello Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali del banchetto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.
annuncio sia gradito a Dio, il Padre di tutto quello. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, allora in gloria del suo nome, per il nome nostro e tutta la sua santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi la novità di vita e di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con noi. E con il tuo spirito. Thank you.
fede cattolica trasmessa dagli apostoli. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalza con la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé dai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea e Crisanto. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, oh Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna. Accoglici per reggere i tuoi diritti. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore il sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo a te, mio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Come hai voluto accettare il dono di avere giusto, il
sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al corpo, al santo mistero del corpo e sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Do la loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guardare i nostri peccati, ma la fede
Thank you.
fede, diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ringraziamo il Signore per questo momento che abbiamo vissuto. Soprattutto chiediamo di dono di diffondere questo amore che Lui continuamente riversa attraverso lo Spirito Santo nel nostro cuore, di esserne testimoni, non a parole, ma nei gesti, nella concretezza quotidiana. Il Signore ci accompagnerà. Ecco, alcuni sacerdoti non ci sono fisicamente, ma quelli che sono malati, ecco, hanno significato la loro presenza, il loro stare qui. Ecco, il Signore sicuramente sa lui come ringraziarli e consolarli nell'afflizione e nella malattia, delle possibilità, delle ristrettezze di vario genere che vivono. Ecco, è un bel momento che abbiamo vissuto e condiviso anche con Monsignor Boccardi, che di questo presbiterio è espressione. E dopo il servizio con la dignità di vescovo, per il servizio per la Chiesa Universale, a questo presbiterio si riaccasa, perché è tra di noi e sarà tra di noi. È una gioia per, penso, per tutti i presbiteri e per la nostra Chiesa, questa presenza e questa non di stasera, ecco, questa presenza tra noi. Sicuramente si sarà anche fonte di ulteriori benedizioni per la vita della nostra diocesi. E adesso insieme, con il Signore Gesù, invochiamo su di voi la benedizione del Padre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E gli ha fatto cielo e terra. Insieme camminiamo verso la Pasqua del Signore. Andate in pace.